Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire insieme a voi questo dispositivo ricevitore trasmettitore wireless Bluetooth audio. Caratteristiche al volo: abbiamo 8 ore di autonomia, 300 mAh, queste sono le varie mod dell'audio e niente, come vedete anche dalle varie immagini funziona sia per televisione, computer, speaker, headphone. Vi spiego mentre vado ad aprire la confezione in cosa consiste, cosa serve. Essenzialmente mi permette di trasmettere e ricevere il segnale audio. Trasmettere può essere ad esempio quando voi volete, non so, siete sul divano, avete delle cuffie Bluetooth e volete ricevere il segnale dalla vostra televisione o comunque dal vostro proiettore o dalla vostra console che non è dotata di Bluetooth ma presenta un'entrata jack aux. Quindi voi cosa fate in questo caso? Per ricevere il suono dal dispositivo, dalla televisione, dalla console eccetera alle vostre cuffie Bluetooth, andate ad attaccare questo dispositivo con il cavetto jack che vedete in dotazione direttamente alla televisione, all'entrata aux della televisione, della console o del proiettore, e automaticamente andrete poi, come vedete qua c'è scritto TX-RX, andate a schiacciare TX, ovvero trasmetti, e in questo caso la vostra televisione avrà creerà questo sistema Bluetooth che vi permetterà di fare il pairing con le vostre cuffie e ricevere il suono derivato dalla console, dalla televisione eccetera. Questo per trasmettere, mentre per ricevere, se voi avete lo smartphone Bluetooth e delle casse che hanno non hanno il Bluetooth ma hanno sempre l'ingresso aux, voi cosa fate? Andate comunque ad attaccare, andate comunque a collegare il vostro smartphone alle casse, o anche perché no alla radio della macchina che non ha il Bluetooth ma c'ha l'ingresso aux, e in questo caso voi potete trasmettere la vostra musica o usarlo come viva voce alle casse, alla vostra macchina. Quindi in questo caso dovrete andare a mettere su RX, spostare. Vi ho già fatto vedere il contenuto mentre parlavo: un libretto di istruzioni in varie lingue, cavetto jack per andarla a collegare alla televisione o alla radio della macchina, e poi un cavetto di ricarica USB, micro USB, per andare a ricaricare. Qua dietro vedete che c'è l'entrata. È veramente compatto, sono 6 cm per 3 se non sbaglio, verifichiamolo subito, 6x3. Io direi ora di passare alla fase di test, vi faccio vedere come avviene il collegamento e com'è la qualità audio. Simuliamo che il nostro smartphone, che è dotatissimo di Bluetooth, non abbia il Bluetooth. Quindi simuliamo che sia, non so, una televisione senza Bluetooth, una console senza Bluetooth o un proiettore senza Bluetooth. Come vedete il Bluetooth è spento, se no non avrebbe senso. Un ingresso aux, la televisione, il dispositivo, in questo caso anche lo smartphone. Colleghiamo il nostro cavetto al dispositivo, mettiamo, visto che vogliamo trasmettere l'audio del nostro smartphone a delle cuffie Bluetooth o in questo caso ad una cassa Bluetooth, su TX, trasmettere. Accendiamo tenendo premuto alcuni secondi, circa 4 secondi, il nostro dispositivo, e poi a dipendenza della vostra cassa e a dipendenza ovviamente delle vostre cuffie Bluetooth avverrà il pairing, scusatemi, e basta semplicemente tenere, mi sembra che quando ho provato prima a fare il pairing bastasse schiacciare due volte il doppio clic, comunque riuscite senza problemi, e nel librettino di istruzione dovrebbe anche esserci spiegato. Doppio clic o comunque tenete premuto e va in accoppiamento veramente in modo automatico, non c'è quindi bisogno di cercare, perché una domanda era anche questa: ma come fa il dispositivo a sapere che deve collegarsi con la cassa e viceversa? Beh, avviene in modo veramente automatico. Una volta che è collegato potete far partire il vostro audio o il vostro film sulla televisione e sentirete il risultato. Mettiamo questa canzone
eccellente e funziona tutto perfettamente. 8 ore di autonomia, un prodotto che secondo me è veramente valido. Io per l'appunto l'ho acquistato per collegare il proiettore a questa cassa audio, quindi andando a collegare il cavetto al proiettore e al dispositivo TX e poi cassa audio. Però veramente può essere utile anche per chi ha una macchina, perché avesse una macchina che non presenta il Bluetooth ma semplicemente l'uscita aux, quindi andate a collegare il dispositivo compatto alla vostra auto e potete sentire dalle casse audio la musica sullo smartphone, o anche se vi chiamano funge benissimo da dispositivo Bluetooth viva voce. Se la recensione vi è piaciuta, lasciate un mi piace, ma soprattutto se siete interessati all'acquisto di questo prodotto vi lascio il link in descrizione. L'avevo preso ad un prezzo anche vantaggioso, quindi link in descrizione, se avete domande non esitate a pormele.